Vado a salutare il dottor Giuliano Mignini, benvenuto, buonasera. Grazie dottor Frabetti. Buonasera. Grazie a lei e ai radioascoltatori. Grazie. Sono qui. Sì, grazie a lei di questo intervento. Andiamo a la faccio salutare anche con Paolo Franceschetti. Paolo. Buonasera, salve, dottor Mignini, ci sono anch'io. Salve a tutti gli ascoltatori. Bene, vi sentite, no? Facciamo il check. Sì, la sento. Perfetto. Sì, bene. Sì. Perfetto. Allora, non so se Paolo voleva dire, cioè, un piccolo aneddoto, credo, poi passiamo sì, alla nostra chiacchierata. Che volevi dire, Paolo? Sì. No, mi ricordo come ci siamo conosciuti io e il dottor Mignini, non so se se lo ricorda anche lui, ma penso di sì. Un giorno che stavo da Gabriella Carlizzi dopo un articolo che avevo pubblicato sul Mostro di Firenze, in cui mi disse: guarda, adesso che hai pubblicato questo articolo, sicuramente tenteranno o di ammazzarti oppure di arrestarti. Allora, dopo pochi minuti, non mi ricordo se telefonò Mignini o lei telefonò a lui, adesso questo non lo ricordo. Comunque si sentirono al telefono con il dottor Mignini e me lo passò. E io, la prima domanda che gli feci fu: scusi, ma avevate intenzione di arrestarmi? e lui disse: ma guardi, per quanto mi riguarda, la mia procura non ho notizie di questo, non so altre, ovviamente. E così, diciamo, fu questo il primo approccio, perché praticamente io ero terrorizzato da questo colloquio con Gabriella, che mi veramente mi aveva un po' destabilizzato, insomma. Quindi poi la prima domanda che feci al dottor Mignini fu questa qui, insomma, se mi arrestava. Sì, me lo ricordo. Beh, la signora Carlizzi era un po', aveva queste aveva questo modo si sentiva come in dovere di proteggere, di aiutare persone che le erano vicine, che lei riteneva importanti, quindi mi ricordo questo particolare. Sì. Allora, sì. E sì. No, questo è ovviamente carino come primo approccio, ancora tra noi, quindi prima non è stato arrestato. Allora, ovviamente, come abbiamo detto in sede di presentazione, il dottor Mignini chiaramente ha seguito tutto il filone, il cosiddetto perugino, no? Dell'inchiesta sul Mostro di Firenze, legata soprattutto alla figura del medico Narducci. Io partirei però da un'intervista che il dottor Giuttari nel 2014 ha fatto, in cui racconta che l'inchiesta congiunta Perugia-Firenze era un passo dalla verità, ma che tutto era stato bloccato dalla procura fiorentina. Quindi la prima domanda è questa, cioè vi sentivate, ecco, vicini a una svolta dopo i vari risvolti comunque che erano emersi? Eravate, insomma, a un punto importante di questa indagine? Ma guardi, l'indagine è stata molto complessa, è durata una decina d'anni, perché si sviluppavano dei filoni sempre nell'ambito dell'indagine che richiedevano approfondimento. Io mi ricordo che quell'indagine mi impegnava quotidianamente, avevo il mio lavoro quotidiano, poi avevo questa indagine che era veramente qualcosa di unico. Il momento nel quale intervenne questa iniziativa della Procura fiorentina era un momento abbastanza importante, come ce n'erano stati anche altri, peraltro. Io ho provato a ricordare un po' quello che facevo. C'erano diversi fronti sempre di questa vicenda che erano aperti. Io mi ricordo che in quel momento, proprio poco prima, qualche giorno prima, mi ricordo che stavo occupandomi della dinamica del ipotizzato omicidio, perché era emerso che c'era un testimone, ora posso,
preciso, fra l'altro la vicenda si è conclusa, la vicenda giudiziaria, poi dirò l'evoluzione di questa vicenda, quindi sono ormai qualche anno, possiamo parlare tranquillamente. Questa, c'era un cacciatore di palombi che si trovava sulle colline del Trasimeno, che aveva visto praticamente, conosceva l'imbarcazione del Narducci e conosceva il Narducci, e vide questa imbarcazione il giorno in cui il Narducci scomparve, diciamo verso le 2:30, le 3 più o meno dell'8 ottobre, e poi continuò a cacciare, a guardare, non guardava sempre questa scena perché non pensava che ci fossero cose particolari. Ha descritto quindi la partenza di questa imbarcazione del Narducci dalla Darsena di San Feliciano, cioè l'estremità orientale del lago, verso l'isola Polvese, che è la parte meridionale dell'isola Polvese, che è la più grande, praticamente più o meno il punto nel quale sarebbe stato poi ritrovato il cadavere, allora riconosciuto, allora a cui allora fu attribuita l'identità di Narducci, e vide una imbarcazione piuttosto grossa avvicinarsi. E poi perse di vista, poi riguardò, poi a un certo punto questa imbarcazione non la vide più. Ecco, io, se ben ricordo, io ero impegnato in questi accertamenti relativi alla dinamica del delitto. Poi c'erano anche altri aspetti, perché veramente era un'indagine estremamente, che aveva vari fronti. C'era il fronte fiorentino, c'era il fronte diciamo di tutta l'attività di depistaggio che era avvenuta, c'era appunto l'attività più o meno legata alla morte, quindi alle cause di morte, anche il discorso medico-legale, che era, mi ricordo che l'anno dopo, quindi non è che questa perquisizione, questa iniziativa fiorentina bloccò le indagini, indubbiamente le turbò profondamente, però mi ricordo che l'anno successivo io volli accertarmi, diciamo, fino in fondo, in una maniera con uno scrupolo estremo, anche perché avevo due colleghi che mi erano stati affiancati e mi avevano chiesto di cerchiamo di essere certi che vi è stata che il cadavere ripescato non poteva essere quello del Narducci. E mi ricordo che nel 2007, se ben ricordo, nominai consulente, fece una ulteriore consulenza, mi pare la quarta o la quinta su questo punto, e nominai il colonnello Garofano del RIS Carabinieri di Parma, e il quale poi confermò in maniera ancora più drastica le conclusioni precedenti. Ecco, quindi certamente queste, e poi c'era anche un altro punto, mi ricordo che avevo fatto delle deleghe di indagine relative avevo incaricato il dottor Giuttari e il Gides, che ancora stava per finire la sua attività, perché scadeva come periodo di tempo di messa a disposizione delle due procure, un'indagine sulla taglia che fu disposta all'indomani del delitto degli Scopeti e fu revocata circa 2 mesi dopo. Ecco, io cercavo di capire un po' di questa taglia, perché era stata revocata, insomma. Ecco, questi erano, mi pare, ricordo che questi erano alcuni dei punti che io stavo trattando in quel momento. Ecco, questo è questo è quello che ricordo, perché lei consideri sono passati quasi 10 anni. Ecco, invece andando all'inizio, come e sì. Quando nasce, diciamo, l'indagine sulla morte o sulla figura di Narducci, no? C'è quella famosa intercettazione di cui molto si è parlato, no? Ti facciamo fare la fine del medico morto nel lago, che poi è stata
interpretata successivamente da qualcuno, no? Come qualcosa che non c'entrava nulla, no? Con la storia di Narducci. Ecco, è nato da quella intercettazione o c'erano già altri elementi? No, dunque, allora, nelle indagini giudiziarie succede che, e questo è successo anche la vicenda Narducci nasce, diciamo, indirettamente nell'ambito di un'altra indagine. Poi le spiego quello che è successo. Nell'ambito dell'indagine sulla vicenda Narducci sono emerse notizie di reato che hanno dato vita ad altri procedimenti o di competenza perugina o di competenza di altre autorità. Quando c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, quando emerge una notizia di reato, il magistrato deve prenderla in considerazione, trattarla se competente, trasmetterla all'autorità competente se invece è incompetente, se lui è incompetente. Ora, c'era stata questa serie di telefonate, erano telefonate che una estetista di Foligno aveva ricevuto, e queste telefonate si capisce benissimo che vengono da due persone, da un uomo e una donna. All'inizio non ero io il titolare del procedimento, era, mi pare, se non sbaglio, la collega, la procuratore aggiunto, la collega della Monica, se non sbaglio. Poi il fascicolo è stato passato, come avviene spesso avviene nelle procure, se non necessità, dell'ufficio. E a un certo punto queste telefonate, che erano telefonate stranissime, cominciarono a fare allusione alla questione del mostro di Firenze, e non mi ricordo l'epoca precisa, mi pare che grosso modo queste telefonate, la svolta un po' di queste telefonate verso la vicenda fiorentina si verificò più o meno nel periodo degli attentati dell'11 settembre. Questo, io ho questo ricordo, non c'entra niente ovviamente con la vicenda, ma il periodo era quello. E ci eravamo da poco trasferiti al nuovo edificio, perché prima era in centro l'edificio, e quindi cominciarono queste telefonate, ci furono questi riferimenti a Pacciani e a Narducci. La vicenda Narducci, questo io vorrei che forse non è stato spiegato, la vicenda Narducci nuova Perugia, di questo medico se ne parlava dalla sua morte, era una leggenda metropolitana ancora, di cui parlava tutta la città. Io mi ricordo che ero a Terni, ero stato a Volterra come pretore, poi in quel momento mi chiamavo a Terni, e mi ricordo che se ne sentivo da Terni, era un continuo. Quindi non è che il personaggio della Duce è un personaggio nuovo, viene fuori così. No, era un personaggio che era, cui si parlava in relazione a questa vicenda dalla sua morte, praticamente, in certe zone anche prima, come per esempio nella zona del lago. E quindi questi riferimenti vengono fatti questi riferimenti. Io faccio una delega di indagine alla squadra mobile, cerco di capire che cosa poteva avere, che attinenza poteva avere questa vicenda con l'estetista, perché il procedimento era quello. La mobile mi risponde e io mi dà indicazioni su persone informate sui fatti che potevano dare delle spiegazioni. Io sento il medico legale di fondo, e la domenica in cui si è pescato il cadavere, che stava di essere chiamato e non fu chiamato, si trovava all'anno, era Francesca Barone, e poi sentì il pescatore Ugo Baiocco, che aveva rinvenuto, secondo una certa ipotesi, perché secondo altre ricostruzioni erano stati i vigili del fuoco che avevano visto il cadavere. Un po' questa è una cosa un po' strana qui, ma diciamo, secondo le indagini dell'epoca, era stato questo pescatore che aveva visto il cadavere. Il medico legale mi parlò che gli era stato riferito da una persona di sua conoscenza che questo cadavere presentava delle
dei segni di lesioni, e poi io sentii altre persone, questa ipotesi cominciò ad essere confermata. Mi ricordo che c'era anche un appuntato dei carabinieri che era presente sul pontile, che aveva richiamato l'attenzione delle autorità presenti su questi segni che a lui sembravano di lesioni, ma fu zittito, e quindi ritenni di dover aprire il procedimento penale, anche perché per ipotizzato omicidio, anche perché le cause di morte ufficiali erano assolutamente, questo era un altro fattore che insospettiva, praticamente c'era uno spiegamento di forze incredibile, c'era anche il questore che non aveva alcuna veste per essere presente, come che non è un'autorità di polizia giudiziaria, ed era presente fin dal momento del rinvenimento del cadavere. Quindi da Perugia a Magione si impiegano, era presente nel momento in cui il cadavere viene issato sul pontile, come dimostra una foto, come dimostrano delle foto che sono state scattate da un fotoreporter della Nazione, del quotidiano che si legge a Perugia, forse il più diffuso, e quindi c'era questo spiegamento di forze incredibili, c'era la squadra mobile, c'erano i carabinieri della stazione, c'era un divieto assoluto di prendere contatto, di fotografare il cadavere, e invece il cadavere praticamente non fu fatta l'autopsia, non fu spogliato, in pratica fu spogliato solo parzialmente, non fu misurata la temperatura rettale, non fu fotografato, quindi non fu fatto praticamente niente. Questo fu, e nonostante questo il medico, poi è stato anche lui, la dottoressa che fu chiamata, che doveva solo accertare la morte, dichiarò che si trattava di un annegamento per accertare il quale occorre l'autopsia ed esami specialistici, da probabile episodio sincopale. Quindi un discorso di disgrazia, ma fondato sul niente, perché non era stato fatto niente. Quindi la cosa c'era tutti questi elementi, c'erano invece dei riferimenti a possibili azioni violente nei confronti di questa persona, che per noi era scontato che in quel momento che fosse Narducci, quindi aprì il procedimento penale. Questa è poi il procedimento per le minacce, è proseguito per conto suo. Io devo dire che poi purtroppo l'ho seguito, ma non con purtroppo l'impegno con cui ho seguito quell'altra storia, perché poi c'è stato poco dopo, circa un mese dopo, la richiesta di collegamento di indagini da parte della Procura di Firenze, il 9 novembre 2001, e quindi io poi mi sono concentrato sull'altro procedimento. Questo procedimento per le minacce è finito con una condanna patteggiata, in cui un soggetto, un personaggio che aveva una l'inflessione tipica della zona di Foligno Spoleto, insomma, la zona, l'inflessione linguistica, diciamo, italica, che è diversa dal perugino, e quindi era un personaggio che si è addossato l'intera responsabilità del fatto, ma dalle indagini dei carabinieri del RIS di Roma, cioè un gruppo specializzato nell'analisi della parlata, quindi dell'individuazione dell'origine linguistica del parlante, c'era anche una donna di origine piemontese, e lui si è assunto tutta la paternità della vicenda, una cosa molto strana, ed è stato condannato, ha patteggiato, quindi è stato condannato. Questa è la conclusione del procedimento per le minacce, che è andato per conto suo, e quindi io poi l'ho seguito fino al dibattimento, poi c'è stata la condanna, e quindi ecco, questa è l'origine delle indagini
Posso dire anche che quando iniziamo poi le indagini, poi tutto quello che è sopraggiunto non ha fatto altro che aumentare, confermare l'ipotesi che era stata formulata, finché a un certo punto ho deciso, qui non è stato fatto niente all'epoca, devo nominare un consulente che scelsi di fuori, una persona di cui mi avevano tutti parlato un gran bene, che ritenevo, e ho avuto la conferma poi, che ha svolto un lavoro egregio dal punto di vista scientifico, il professor Giovanni Pierucci, titolare della medicina legale di Pavia, e feci fare una prima consulenza ripetibile sugli atti. Gli dissi: lei che cosa può dirmi di questo cadavere? C'erano le foto scattate dal giornalista di nascosto, non c'era altro. E lui mi disse che c'era qualcosa che non gli tornava, perché un cadavere rimasto 5 giorni in acqua, per di più nel mese di ottobre, non ha una trasformazione cadaverica così 5 giorni, così pronunciata come l'aveva invece quello ripescato a Sant'Arcangelo del Trasimeno. E quindi era necessario fare l'autopsia e farla d'urgenza. E quindi poi io lo nominai anche per l'accertamento autoptico, ex articolo 360, accertamento irripetibile che vale per il dipartimento, poi, e venne fuori tutto quei risultati clamorosi che sono venuti fuori e che sono stati poi confermati in sede giudiziaria, cioè la morte per omicidio, per strozzamento. Infatti c'era la frattura vistosa del corno superiore sinistro della cartilagine tiroide, avvenuta in vita, questo è stato accertato, cioè, tra le conclusioni dell'autopsia. C'era l'uso di meperidina, ma un uso un uso massiccio, era un uso costante di meperidina. C'era, e soprattutto la questione più clamorosa, che per tutta una serie di elementi, il cadavere di Sant'Arcangelo era brachicefalo, quell'altro, il Narducci, oggetto dell'autopsia a Pavia, era subdolicocefalo, il primo non aveva i capelli, quell'altro sì, gli organi interni del Narducci erano conservati, soprattutto l'encefalo, in maniera incredibile, e questo sarebbe stato impossibile se il cadavere avesse subito le trasformazioni cadaveriche dell'uomo del Pontile, che era in uno stato di una faccia negroide che è quella che deriva dalla dilatazione dei gas degli organi interni, quindi una situazione, e anche c'era anche del cattivo odore, quindi c'era proprio una situazione molto avanzata. Non poteva l'encefalo non poteva conservarsi come si è conservato. E poi c'è l'elemento ultimo, l'elemento della vestizione, perché l'uomo ripescato aveva dimensioni addominali che erano state giudicate dal professor Morelli, che era il capo del Narducci nel reparto di gastroenterologia, le calcolò all'incirca su una taglia di pantaloni di 60, ma il cadavere, che era quello del Narducci, aveva una taglia 48 small, chiusa in punto di vita, e per di più sotto la taglia vi era un telo che non si capiva che funzione potesse avere. Sono state avanzate da esperti che sono stati chiamati dall'assistente del professor Pierucci, si è parlato di una ritualità massonica arcaicizzante di tipo punitivo, ma io su questi simbolismi, l'attività giudiziaria richiede delle conclusioni rigorose, oggettive. I simbolismi si prestano a
spiegazioni polivalenti, diciamo, non hanno un significato certo. L'unico significato certo è che quel telo c'era nel Narducci, ma non era stato messo all'uomo ripescato, secondo quello che hanno dichiarato tutti quanti gli addetti alle pompe funebri. Questo è il significato che può valere dal punto di vista giudiziario, senza trascurare altri possibili significati. Poi un omicidio era un significato anche l'altro da considerare, però quello certo è questo. Ecco, quindi si sa chi di l'altro cadavere, non è mai stato identificato, ovviamente. No. Io ho provato, riprovato, ma lei non ha idea, mi sono reso conto, perché sa, poi bisognava vedere, poteva essere di Magione, poteva essere di Perugia, poteva essere di Cortona, poteva essere di Arezzo, sa, lì siamo in un incrocio di province, di regioni, anche, cioè è un discorso, sono tanti comuni lì, Castiglione del Lago, sa, lei non ha idea di quante persone muoiono in un determinato periodo. Io me ne sono reso conto facendo questi accertamenti. Non siamo riusciti, cioè, sono stati momenti in cui sembrava che fossimo vicini, ecco, per esempio poco prima della perquisizione, mi pare alcuni mesi prima, credevamo di aver trovato, perché c'era una somiglianza molto forte, poi invece abbiamo capito che non si trattava di questo, quindi non è stato ritrovato questo soggetto. Di questo non si sa più niente, non si sa che fine ha fatto. Quindi per magari far capire, sì. Viene ripescato il cadavere non identificato, in sostanza, e poi il cadavere fu all'epoca fu riconosciuto come Narducci, ma non era Narducci. Questo l'abbiamo capito però dopo. Successivamente. Certo, no, io dico capito dopo. L'interpretazione. Nessuno di noi poteva immaginare un'ipotesi simile. L'abbiamo capito quando dopo. Si è aperta la bara l'abbiamo visto tutti, insomma, cioè era un discorso, mi disse il medico legale, guardi qui, certo che non tornano i conti, non torna niente qui. Ecco. E questo scambio sarebbe stato fatto in un altro luogo, non sul pontile? No, la morte, poi non ci sono segni di annegamento nel Narducci, non ci sono le diatomee, quindi è morto in circostanze. Narducci è morto in circostanze sconosciute, con però questa frattura del corno superiore sinistro della cartilagine tiroide, a cui per strozzamento. E l'altro è stato ritrovato in acqua, non sappiamo nemmeno l'altro come è morto, perché è stato trovato in acqua, ma qui è tutto, purtroppo non avrei mai immaginato che ci saremmo trovati di fronte a risultati così clamorosi, contestati dalla famiglia Narducci, ma poi confermati a livello giudiziario dal provvedimento conclusivo del procedimento relativo a questi fatti, all'omicidio, ai reati relativi al doppio cadavere, e confermati dall'ordinanza del GIP de Robertis, che è del procedimento 1845-0821, contro cui fu fatta impugnazione in Cassazione dai Narducci. La Cassazione l'ha dichiarata inammissibile, quindi era inammissibile di partenza, ma ci ha voluto un provvedimento, ha voluto fare il ricorso e è stato, come era prevedibile, dichiarato inammissibile. Quindi questa è la conclusione processuale, con piena conferma, e anche dei rapporti fiorentini del personaggio, ecco, che erano emersi piano piano, via via sono emersi, poi era un continuo, ecco perché ne dico che noi ci muovevamo su vari ambiti, ecco, rapporti fiorentini, anche perché poi questo dispiego di personalità, no, che quel giorno sono lì, il fatto che appunto sia stato ucciso, ovviamente a quel punto vi siete concentrati, no, su perché
sul perché, no? Certo, e lì si è partiti, si è andati a Firenze, lì c'era poi, avevamo già questo collegamento di indagini, ecco, in quell'occasione, a parte ho conosciuto Canessa, l'ho conosciuto subito, abbiamo lavorato molto bene, diciamo, per un certo, fino a un certo periodo, poi sono subentrati dei problemi, sono subentrati dei problemi così non con lui, devo dire, e quindi a un certo punto questo collegamento di indagini è finito, anzi Firenze aveva richiesto, voleva il fascicolo Narducci, io mi sono opposto perché l'omicidio era avvenuto nel lago Trasimeno, che è, diciamo, nell'attuale Umbria, e quindi e ho vinto questo contrasto in Procura Generale della Cassazione. Quindi a un certo punto il rapporto si è rotto, era 2005-2006. Questo è il punto, insomma. Ecco, diceva prima della leggenda che giravano già all'epoca, è possibile che all'epoca Narducci fosse, insomma, un soggetto attenzionato e, per non far scoppiare lo scandalo, ovviamente ignoti hanno deciso di eliminarlo? Perché c'è anche questa testimonianza, no, di un pescatore che raccontò che un poliziotto, che poi a quanto pare si è accertato fosse Emanuele Petri, che poi, come sapete, proprio in quegli anni della riesumazione, no? Viene ucciso sul treno dalle cosiddette o fantomatiche nuove BR, gli aveva raccontato di un inseguimento nei pressi di Cortona verso questo Narducci. Poi, a quanto pare, successivamente questa versione, insomma, non venne confermata dallo stesso pescatore. C'è stata, diciamo, come avviene, purtroppo avviene spesso, io feci un incidente probatorio con l'assunzione di varie persone, che qui c'è, deve tener conto, sono state situazioni in cui era necessario garantire le fonti di prova, perché purtroppo sono state diverse situazioni di reticenza che hanno dato vita o di false dichiarazioni, dato vita a procedimenti ulteriori, e mi sono trovato di fronte a testimoni spaventati che non se la sentivano di confermare certe cose perché confessavano, io mi sono trovato di fronte a varie situazioni di questo tipo, confessavano di avere terrore, mi ricordo uno di un certo ambiente. Adesso non mi ricordo che parole usò, ma insomma, io quindi dovetti fare poi questo incidente probatorio e assunsi questa persona insieme ad altri, come persone, però ecco, il discorso lui confermò, cioè, poi certo di fronte alle, diciamo, nel contraddittorio delle parti, di fronte al contrasto, molti testimoni cercano di, questo succede, cioè, diciamo, riducono il clamore di quello che possono aver detto. Questo è così. Di fronte al PM si aprono. Questo purtroppo, questo è un fatto che così ho avuto l'impressione. Però che le confidenze del Petri, cioè che il Petri seguiva il Narducci, me lo confermò una persona insospettabile che non conosceva questo pescatore, la moglie di Calamandrei. La moglie di Calamandrei? No, perché ogni tanto si sente qualche un anno dopo circa, e non si conoscevano assolutamente. Io rimasi sorpreso perché questa persona mi raccontò che era stato a trovarla, era in un istituto di suore lei, e le aveva fatto domande su questo personaggio, su questo medico perugino. Questo è quello che quindi è un test che, senza conoscere l'altro, conferma quello che l'altro ha detto.
Ecco, noi Petri poi lo conosciamo come agente della Polfer, evidentemente. Sì, questo è un altro, ecco, come mai lui abbia svolto questo, a che titolo, io questo non lo so, questo io ho cercato di capirlo, forse io non escludo che l'abbia fatto perché era una persona che aveva un grande senso civico, aveva anche, penso, passione per le investigazioni, e quindi può darsi che, però ecco, queste sono ipotesi. Un fatto è certo, quello che mi è stato riferito è così, è certo, da persone che non si conoscevano, ecco. Quindi io poi purtroppo questo è uno degli aspetti che non ho avuto il tempo di approfondire, ma certo, sa, lui era morto ormai, purtroppo se non fosse morto sarebbe stato un personaggio che avrei chiamato senza dubbio, ma purtroppo c'è stato questo attentato, quindi. Perché poi l'ipotesi, nel senso, se poniamo ovviamente l'ipotesi che ormai magari queste sue frequentazioni fiorentine, cioè magari c'era una serie di elementi sulla sua figura e qualcuno potrebbe aver pensato che ormai, insomma, il cerchio si stava chiudendo, non lo so, è un'ipotesi ovviamente. Guardi, io mi ricordo di essere rimasto molto sorpreso, molto colpito da un articolo che un giornalista molto intelligente della Nazione, Mario Del Gamba, fece io me lo ricordo perché era il mio compleanno, era il 13 aprile dell'87, c'era un articolo sulla Nazione. Noi a Perugia leggiamo la Nazione molto, non solo la Nazione, ma insomma all'epoca soprattutto era il giornale più diffuso, insomma. C'era questo articolo in cui si parlava di un messaggio, è come se potesse sembrare che il mostro nell'87 fosse ancora in vita, perché aveva spedito un non ben precisato messaggio alla dottoressa Della Monica. C'è la foto della collega sulla Nazione in questo articolo, e nel corpo dell'articolo si parlava, il giornalista diceva, adesso non mi ricordo le parole precise, non mi prenda, ecco, però il concetto è questo: gli inquirenti erano arrivati alla decisione di invitare i giovani a non avere più quelle cautele che avevano prima, cioè di uscire liberamente, perché ritenevano che ormai il problema mostro fosse superato. Dopo, e questo io me lo ricordo, questo riferimento, dopo il suicidio di un macellaio di Montecatini, ma questo in maniera più sfumata, e il suicidio di un medico nel lago Trasimeno. Questo è quello che disse questo articolo, e io poi sentii questo Del Gamba, lui mi disse effettivamente di questo, e mi riferivo al Narducci, del quale si parlava a Firenze, periodicamente ritornava all'attenzione questo personaggio, quindi di accertamenti, e questo personaggio faceva parte di un elenco di sospettati che nell'87, proprio in quell'anno, fu trasmesso ai magistrati Vigna e Canessa dai carabinieri o dalla squadra mobile di Firenze, non mi ricordo, e era un elenco di circa 200 nomi relativamente agli ultimi due duplici omicidi, fondato su, non è spiegato su quali elementi si fondavano queste indicazioni, e c'è al numero 180, mi pare, Francesco Narducci, ed è l'unico che è morto di queste 200 persone un mese dopo l'ultimo delitto. Gli altri mi pare che erano tutti in vita nell'87. Questo è. Poi ci sono, diciamo, sono emerse anche dei riferimenti a passaggi autostradali. Ecco, di cosa ne sono emerse, devo dire? Cioè, non era un personaggio sconosciuto, era un personaggio, ne parlava Pacciani diceva indagate sul medico di Perugia perché va a vantaggio mio questa indagine, quindi non era un illustre sconosciuto, tutt'altro. Però ecco, poi le indagini
si focalizzarono dapprima sulla pista sarda, poi su Pacciani, poi sui compagni di merenda, e poi in seguito alle dichiarazioni di Lotti che c'era un dottore che pagava per avere questi reperti, è cominciato il livello terra delle indagini, nel quale si è inserita l'indagine perugina, perché noi ci siamo inseriti in questo livello, siamo trovati, ce lo siamo trovati fatto, insomma, ci hanno chiesto il collegamento e noi siamo entrati lì. Ecco, io prima, quello che è successo prima delle indagini lo so per sentito dire, ma non, io sono arrivato nel 2001. Ecco, nell'indagine di Perugia, tra le varie personalità che poi andranno a processo, ovviamente, e poi su questo, dopo la sua risposta voglio coinvolgere Paolo, finisce, e questo è l'elemento, no, che forse è balzato più all'occhio proprio un giornalista, anzi il giornalista per antonomasia nella storia del mostro di Firenze, sì, cioè Mario Spezzi, che tra l'altro, come sapete, è recentemente scomparso. Morto, sì. Ecco, si solleva su questo, ovviamente anche a livello così giornalistico si sono sollevate, no, molte proteste, giornalista arrestato solo perché sostiene una pista, attacco alla libertà di stampa e via dicendo. Però quello che in qualche modo vorremmo tirare fuori, che ruolo aveva avuto secondo lei Spezzi, no? L'accusa di depistaggio, lui è sempre stato appunto un fautore della pista sarda, oppure ha avuto qualche altro coinvolgimento, e si è depistato per conto di chi? Non credo di depistasse per se stesso, no? Se io, guardi, le dico subito, le dico quello che si è detto, perché su questo punto io sono rimasto sconcertato. Poi non è che noi abbiamo molte possibilità di durante le indagini di chiarire questi aspetti, ma sono rimasto sconcertato dalla ricostruzione totalmente falsa che è stata fatta. Non mi interessa da chi, cioè la ricostruzione, la gente, il pubblico pensa che Spezzi è stato arrestato perché sosteneva delle idee sulla una tesi sugli omicidi difforme da quella della procura, e poi pensa che l'arresto è stato cancellato dalla Cassazione con delle frasi, con dei giudizi di condanna, diciamo, se è possibile ipotizzarli, nei confronti delle indagini, e poi che il procedimento si è concluso con la piena assoluzione di Spezzi. Niente di tutto questo. Noi, mi ricordo, il problema è questo, che quando noi diciamo, facciamo le indagini, c'era una attività di intercettazione telefonica nei confronti del giornalista che ci faceva capire che il giornalista stava, non capivamo bene che cosa intendesse fare, ma stava preparando qualcosa di poco così, di un po' preoccupante, perché poi alla fine l'ipotesi che è stata formulata è quella che ha retto poi fino alla fine, poi le dico l'esito del procedimento, è un concorso, è una continuazione di una calunnia formale nei confronti del nipote di Francesco Vinci, che all'epoca del primo delitto, se il primo delitto, ma non è, secondo me, comunque, diciamo il primo delitto, quello del 68, lui è nato nel 59, quindi lei faccia i conti, e questa una calunnia formale con tanto di denuncia alla squadra mobile di Firenze, cui si dice, praticamente lo si presenta come se fosse stato coinvolto nei delitti del mostro, e come se conservasse in una villa in località Capraia ai Limite degli oggetti provenienti dai delitti. Poi ci sono i sopralluoghi che lo Spezzi fa in compagnia di uno stranissimo personaggio,
un giallista americano che si sarebbe poi distinto per un comportamento che io poi ne potremo parlare, non ne parlo nemmeno perché non merita, ma insomma un comportamento incredibile, e con un pregiudicato campano, oltre a un ispettore di polizia a riposo, avrebbero fatto sopralluoghi in questa villa con l'intenzione, noi abbiamo immaginato, appunto perché emergeva questo anche dalle dichiarazioni delle persone che poi sentimmo, che volevano lasciare degli oggetti che potevano essere riconducibili ai delitti in questa villa, dopo aver accusato il nipote di Francesco Vinci di aver frequentato quella villa, di aver lasciato per sbaglio questi oggetti e quindi per farlo incastrare. Ecco, questo è quello che questo gruppo è accusato di aver tentato di fare, quindi calunnia formale e tentata calunnia reale, cioè calunnia reale è quella di lasciare degli oggetti, di simulare le tracce di un reato a carico di una persona che si sa innocente. Ecco. Lui viene arrestato, io impugno il provvedimento, viene arrestato e il provvedimento viene, non viene, cioè non viene, viene, viene fatto il riesame, io, il GIP concede l'arresto, viene fatto poi, lui fa ricorso al tribunale del riesame che annulla il provvedimento, mi pare, però non, questo non me lo ricordo, adesso non, mi ricordo quello che è successo dopo, annulla il provvedimento, io impugno in Cassazione, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché fondato su motivi di merito. Il GUP in sede di udienza preliminare, durata un'udienza preliminare che dura un paio d'anni quasi, un anno e mezzo, quindi una durata spropositata, e lo proscioglie sotto il profilo del dolo, sotto il profilo dell'incertezza e del dolo, quindi la calunnia c'è, non siamo del tutto sicuri che ci fosse la malafede, quindi lo proscioglie. Io aspetto la motivazione che tarda di un altro anno e mezzo, impugno in 10 giorni, perché io dovevo fare anzi 15, il giudice che ha saltato la Cassazione mi dà ragione, annulla, salvo il profilo dell'associazione per delinquere, annulla annulla la sentenza emessa dal GUP anche nei confronti di Spezzi, dicendo che il gruppo non aveva tenuto conto di una intercettazione telefonica che di un poco. Dopodiché la Cassazione ha annullato con rinvio, ha rimandato il fascicolo a Perugia, ma purtroppo il reato era prescritto. Quindi tutto questo discorso che è stato fatto da Spezzi, da Preston, eccetera, in realtà il reato è prescritto. È finito con prescrizione davanti al GUP Gian Gamboni, dopo che la Cassazione aveva detto: guarda che tu non hai tenuto conto al GUP di questa intercettazione che prova è una telefonata fra lo Spezzi e il giornalista Porqueddu, che secondo la Cassazione aveva un rilievo di cui non è stato tenuto conto. Questo è il... Così è finito, non con una soluzione. Ecco, quindi lei si rende conto, ecco, io tante volte accusare una persona sapendola innocente, cercare di simulare a suo carico le tracce che lo inchioderebbero sapendola innocente, io penso che, insomma, mi sembra un reato di una gravità difficilmente contestabile. Questo è quello che noi abbiamo fatto. Ecco. Purtroppo l'immagine, la stampa non ha informato come è successo in altre occasioni, e quindi l'opinione pubblica non ha saputo niente di questa vicenda. Questa è la realtà. Sfido chiunque a contestarla.
Allora, sentiamo Paolo, non so se su questo punto o su altri che ha toccato il dottor Mignini. Vediamo, adesso ci metto un attimo, ma arriva. Sì, sì. Allora, vediamo se... Guarda, eccoci. Allora, Fabio, non so se diciamo quello che so, che ho detto, che ho scritto, magari può mettere in imbarazzo il dottor Mignini, nel senso che il mio percorso di ricerca è totalmente diverso dal suo. Il suo è un percorso giudiziario che quindi segue delle tappe molto precise e deve essere anche molto rigoroso. La mia è un'indagine più giornalistica, no? E quindi io della colpevolezza di Spezzi però posso dire che mi sono convinto, specialmente quando non solo ho riletto tutti gli articoli suoi in successione, ho riletto alcune sue dichiarazioni, alcune sue cose, ma soprattutto partendo da quella che per me è stato il dato più importante, che è la colpevolezza del pubblico ministero che faceva le indagini, cioè Vigna. Quando mi sono convinto di questo, e non me ne sono convinto leggendo qualche articolo o leggendo i libri di Giuttari, che secondo me in modo molto chiaro comunque parlano della vicenda, anche perché i libri di Giuttari contengono tutti i riferimenti precisi a indagini giudiziarie che non sono neanche state mai divulgate in alcuni casi, o perlomeno sono state divulgate solo in parte. E chi conosce certi retroscena sa che lui non ha messo nulla a caso nei suoi romanzi, quindi no. non da quello io sono partito, intendiamoci. Sono partito da una serie di altre cose, all'inizio da una serie di elementi, come ad esempio il fatto che uno dei delitti, quello di Vicchi, avvenne a poche centinaia di metri dalla casa di Vigna stesso, poi alla morte strana della moglie di Vigna, Carolina Ricci, per mezzo di una persona che poi non fu mai individuata, la moglie di Calamandrei, Mariella Ciulli, che peraltro poi era amica della Ricci, testimoniò Vigna sparava, mio marito tagliava, tutta una serie di elementi che, vada bene Fabio, non erano ancora per me risolutivi, perché tutti questi elementi possono anche portare verso una falsa pista, cioè quindi io avevo questi elementi ma non ero così sicuro. Poi una serie di riscontri fatti da persone comunque che lavoravano in polizia a Firenze, di cui io mi fido assolutamente, e che mi hanno portato una serie di ulteriori riscontri. Peraltro la figura di Vigna era molto chiacchierata all'interno di Firenze, lo chiamavano l'innominabile all'epoca dell'indagine. Perché? Perché qualcuno sapeva, qualcuno aveva anche capito, nessuno poteva poi parlare, e quindi anche giornalisti che si erano occupati della vicenda e che poi avevano smesso di occuparsene quando hanno capito che era troppo pure per loro, insomma. Quindi la mia posizione però appunto è assolutamente diversa, io non parlo per atti giudiziari, parlo per una serie di elementi miei che miravano solo a informare le persone dal punto di vista giornalistico, sia pure tramite un blog come quello mio, insomma. Quindi questa è la mia posizione molto particolare, insomma, che ovviamente non può coincidere con quella del dottor Mignini, insomma. Io volevo dire, volevo precisare, adesso il discorso del dottor Vigna non lo faccio perché io non l'ho conosciuto, ho conosciuto appena, quindi diciamo l'ho conosciuto attraverso la conoscenza che ho avuto con Paolo Canessa, quindi e anche con Giuttari, perché Giuttari ha una grande stima del dottor Vigna, che è lui che l'ha voluto a Firenze, quindi io di lui non posso dire niente perché proprio non lo conosco, non l'ho conosciuto, mi dispiace, ma questa è la realtà. Quello che volevo dire è che mi pare, ecco, quindi non mi permetto di dire nulla di quello che l'avvocato Franceschetti avrà le sue ragioni, io non contesto, però non posso dire nulla per quanto mi riguarda, perché non è una persona che non conosco. Posso dire di Spezzi che lui è stato, il reato è stato dichiarato prescritto, quindi non c'è una soluzione piena, fra l'altro dopo che la Cassazione ha sottolineato queste carenze
del proscioglimento di questi 22 di cui si è tanto parlato e che sembrava che tutta l'indagine fosse costruita, me la fossi inventata io, invece non era così. Ecco, si è chiesto, vi siete chiesti perché, cioè, quindi il fatto di lasciare elementi, no, in quella abitazione, ovviamente lo scopo era indirizzare le indagini su quella persona e quindi sviarle da altre, ovviamente da altre strade. Quindi vi siete chiesti perché lo facevano? Non abbiamo avuto, cioè sarebbe dovuto emergere in dibattimento, ma il dibattimento non c'è stato perché il GUP dapprima ha emesso la sentenza di proscioglimento in maniera, cioè con formula, con un profilo dubitativo e solamente sul dolo, se ben ricordo, e poi nel frattempo con questi ritardi nella udienza preliminare e poi nel deposito della motivazione i reati si sono nel frattempo tutti prescritti, sono arrivati, questo ultimo, quello di Spezzi, è arrivato prescritto. Ma Spezzi non aveva solo il discorso della calunnia, questo reato ai danni di questo ulteriore membro del clan dei Sardi. Lui aveva anche l'ipotesi di omicidio per il quale io ho chiesto l'archiviazione, in relazione all'articolo 125, le disposizioni d'attuazione, cioè anche qui con formula di incertezza, e quindi ho chiesto l'archiviazione nei suoi confronti, quindi lui è stato archiviato per quanto riguarda il procedimento relativo all'omicidio che gli era addebitato anche al Calamandrei, è stato archiviato, ho chiesto e ottenuto l'archiviazione. L'omicidio, l'ipotesi era l'omicidio di Narducci? L'omicidio di Narducci, sì. Okay. Perché c'era una, cioè io non è che quando uno iscrive e uno pensa, bisogna mettersi nella prospettiva del magistrato. Il magistrato non anticipa nulla, gli arriva una notizia, una informativa, qui c'era un'informativa del Gides di Giuttari che imponeva l'iscrizione e quindi imponeva delle garanzie a tutela dell'indagato. Io l'ho iscritti, sia lui che altre persone, c'erano delle persone che erano state indicate da un personaggio che è stato sentito, ha riempito un memoriale, quindi, e ho chiesto l'archiviazione per quanto riguarda l'omicidio. Per quanto riguarda invece i reati relativi al doppio cadavere, per esempio i reati commessi all'epoca, sono stati dichiarati prescritti, cioè i reati ci sono, ma sono prescritti, perché sono stati commessi nell'85, ho avuto la possibilità di intervenire su questo procedimento dal 2001 e quindi lei capisce che purtroppo poi però c'erano anche dei reati commessi successivamente per occultare, sempre con finalità di depistaggio, e questi reati si sono prescritti per le lungaggini che sono state implicate in questa vicenda. Certa consistenza, perché con la sentenza di non luogo a procedere, la cui motivazione viene depositata dopo, io non mi ricordo se è un anno e mezzo circa, è qualcosa. Qualche dubbio lo fa venire, insomma. Per carità, io non so, però insomma. Che una motivazione per la quale il GUP si è riservato 90 giorni, e già sono tanti per una sentenza di non luogo a procedere, intervenga dopo, io mi pare, più di un anno è sicuro, un anno e mezzo circa, è un po', insomma, lascia veramente, è grave, insomma, è un fatto grave questo. Allora, Paolo vuole aggiungere una cosa? Paolo? Volevo dire che per quanto riguarda Spezzi, le conclusioni che io poi ho tratto sulla sua persona erano, appunto, sono troppo complicate adesso per riportarle qui, perché bisognerebbe analizzare tutta una serie di articoli, di dichiarazioni che fece a suo tempo, tutta una serie di cose. Ma la cosa che a me
colpì, cioè come se fosse che con Spezzi mi sono reso conto dopo anni che avevo come una specie di conto aperto, nel senso che io avevo circa 20 anni, forse, quando uscì una notizia sulla Nazione che mi fece, ripeto, avevo 20 anni, facevo l'università, ma mi fece arrabbiare per giorni in un modo che non mi aspettavo. Cioè, uscì la notizia, errore del mostro. Se il mostro è passato dai caselli, i caselli erano controllati e quindi sarà individuato. Ah, Dopo pochi giorni poi troveremo Narducci che viene ritrovato nel lago Trasimeno. Ora, questa notizia, che anni dopo. scusatemi, ogni tanto mi passa a viva voce, ci deve essere un guasto nel cellulare, io posso togliere o mettere il viva voce, non lo so. No, ci sono dei momenti in cui la voce diventa più lontana e altri più vicina. Infatti Sì. è un po' difettoso, comunque, vabbè, Va bene, comunque pazienza. spero che si sia capito tutto. Sì. Vai pure Paolo. Dicevo, quindi uscì questo articolo sulla Nazione in Sì, me cui, lo ricordo. che mi colpì tantissimo perché diceva errore del mostro se era passato dal casello autostradale, i caselli erano controllati Sì. e quindi verrà individuato. Questa cosa a me mi fece. Non so come dire, arrabbiare, cioè mi prese una rabbia che dissi: ma se esiste un magistrato che legge questa cosa, ma deve indagare questo tizio che ha dato questa notizia, perché significa avvertire il mostro sostanzialmente. E io già all'epoca dissi: ma questo non può essere una cosa fatta in buona fede solo per dare una notizia giornalistica, questa è fatta per coprire chi era il mostro. E poi dopo, infatti, anni dopo capirò che non a caso era il messaggio che veniva dato all'organizzazione di procedere per, diciamo così, stendere quello che si chiama in gergo tecnico massonico il cordone sanitario, quindi provvedere a risolvere la questione di Narducci che era stato individuato, insomma, con questo sistema. Questo lo capirò dopo, però, ma io già a 20 anni mi prese una rabbia che dissi: io non so come possono lasciarsi impunite queste cose, questi comportamenti. Quindi io poi non mi stupì, anni dopo, quando il dottor Mignini inquisì Spezzi e partì la vicenda Spezzi, dico: oh, finalmente qualcuno che procede contro questo soggetto così come si deve procedere. Poi dopo ho fatto le mie ulteriori ricerche, Sì, indagini, sì, eccetera, e sì. quindi sono arrivato poi alla conclusione che fosse proprio lui il mostro, come diceva anche Gabriella Carlizzi, uno dei mostri, non fosse il mostro. Poi adesso ci siamo ritrovati, come è noto, a processo a Firenze, un processo farsa, perché ho capito subito che, ti ricordi Fabio, lo dissi in tempi non sospetti, che Spezzi non sarebbe arrivato vivo alla sentenza, infatti non ci è arrivato vivo, anche se era malato e va bene, però conosco, diciamo, certe realtà processuali, chiamiamole così, so come funzionano certe cose, quindi ho capito subito che questo processo non era finalizzato a arrestarmi o condannarmi, era finalizzato ad altro, che non ho ancora ben capito poi, tra l'altro, però è strumentale a qualcos'altro, anche perché dal punto di vista tecnico arriverà senz'altro alla prescrizione. Poi ora è morto, il processo prosegue. Tra l'altro hanno sbagliato clamorosamente la competenza mandandolo a Firenze e quindi io l'ho fatto trasferire a Viterbo perché la competenza era clamorosamente sbagliata e Ma difficilmente nello statuto si fa. questo è un procedimento relativo a una diffamazione. Sì, per un'intervista che io feci a lui in un giornale, intervistai sia Spezzi, a cui chiesi, no? Dico, c'è un avvocato che l'accusa di comunque essere tra i mostri, e lui mi disse, gli chiesi come mai non l'aveva denunciato per diffamazione, e lui nell'intervista disse: ho già avuto a che fare con la giustizia, non, come dire, non voglio più avere niente a che fare con questo mondo. Tempo però, mi pare un anno dopo, non so quanto tempo No, passò, pochi forse giorni mi dopo. Non, ah, pochi giorni dopo,
Invece mi manda un'email e mi chiedeva di lui. E poi tramite quelle mail lui praticamente, siccome l'articolo era passato, cioè l'articolo che lui aveva scritto poi sul, perché si riferiva all'articolo che Paolo aveva scritto sul suo blog anni fa, anni prima, lui con l'email probabilmente ha era la prova che lui l'ha saputo in quel momento, quindi ha rimesso in piedi. Aspetta, Fabio, spiegala tecnicamente. Spezzi non mi aveva mai querelato, come non mi aveva mai querelato neanche Vigna per le cose che avevo scritto. Se non che però erano passati poi i termini a un certo punto sia per la querela che per altre azioni, e con la mail di Fabio sono stati rimessi in termini. Spezzi è stato rimesso in termini perché praticamente ha potuto dire che la conoscenza della diffamazione ce l'ha avuta dal giorno in cui Fabio gliel'aveva detto e non dal giorno in cui io l'avevo pubblicata. Quindi aspetta. Vai. Ok. Quindi eccovi, sono quindi beccato questa querela per diffamazione davanti al Tribunale di Firenze, però la competenza era sbagliata, perché Firenze sarebbe stato competente se fosse stato un giudizio civile. Penalmente è competente il Tribunale dell'imputato, quindi sarebbe stato Viterbo, dove io ho la residenza, e infatti l'ho fatto spostare a Viterbo, quindi abbiamo perso due anni e mezzo, adesso non mi ricordo, insomma, già in questa prima fase senza concludere nulla. Adesso siamo a Viterbo e tempo qualche mese e va in prescrizione. Comunque nel frattempo Spezzi è morto, quindi già questo ovviamente rende il processo meno interessante e meno vivo, perché io a quel punto ho avuto, dal punto di vista processuale, la scelta una delle scelte era anche farmi condannare, perché non volevo neanche avere un processo e tutte le beghe che ne conseguono, sapendo che poi tanto vengono sempre manipolati, questo tipo di processo non segue mai la pista normale. Poi invece, parlando con il mio avvocato, mi ha detto: no, io il patteggiamento non te lo chiedo, altrimenti non ti difendo, perché voglio andare fino in fondo. E allora abbiamo detto: andiamo fino in fondo, porteremo gli atti processuali che riguardano Spezzi e cercheremo di dimostrare che erano fondate le cose che dicevo, e insomma, portando poi una serie di argomentazioni abbastanza robuste, e vabbè, però per adesso è tutto fermo, perché stiamo aspettando il trasferimento a Viterbo, quando mai arriverà, e comunque si arriva alla prescrizione. Quindi di fatto non si riaprirà la vicenda del mostro di Firenze, mentre c'è stato un periodo che abbiamo pensato: vabbè, vuol dire che si riapre la vicenda del mostro, perché a quel punto si ridiscuterà in sede processuale se effettivamente c'erano gli elementi per dire che Spezzi era uno dei mostri oppure no. Però credo che questa cosa non succederà mai, perché credo che nessuno voglia riaprirla realmente, questa vicenda, insomma. Allora, volevo toccare altri due o tre punti, se il dottore ovviamente ha un po' di pazienza ancora. Uno era questo, che riguarda sempre Perugia, cioè i famosi proiettili del fascicolo, perché questo è un punto tra l'inquietante, però è anche importante questo punto, perché a Perugia c'era il processo a Mele, giusto? Sì, che era processo in sede di rinvio dalla Cassazione. Ecco, e siccome Mele era legato al primo delitto, quello cioè il primo delitto non sappiamo se è legato alla serie, però diciamo cronologicamente quello del 68, e siccome poi ci sarà, no, l'assunto che poi non verrà mai messo in discussione, che a sparare nei delitti del mostro sarebbe stata la stessa pistola del delitto del 68, il reperto di quei proiettili è ovviamente importante, e siccome il processo era a Perugia, stranamente questo reperto, che dovrebbe essere custodito, insomma, in modo come prevede la legge, insomma, come prevedono anche le norme di garanzia di cautela, invece questi proiettili erano spillati a un fascicolo. Sì. È strano, no? Questo è quello che io ho letto, perché poi su come si è arrivati, già questo è un passo. Io rimango la prima di volta che mi capita di tornare su questo punto, rimango attuito. E come? A questo punto la cancelleria penale della Corte d'Appello di Perugia, perché
praticamente è avvenuto lì come chiamarlo, errore, non lo so, ma è qualcosa di una gravità, che uno, i proiettili, i bossoli di un delitto, di un omicidio, vengono lasciati spillati al fascicolo e non confiscati come prevedeva anche la legge prima del nuovo codice di procedura penale, cioè anche il vecchio codice. No, io, è una cosa che mi lascia perdere, cioè io ho dei dubbi, ma non perché sappia qualcosa, assolutamente di più di questi definiti, ma un fatto come questo mi sembra un fatto, cioè io, stranissimo. E soprattutto poi come si arriva, cioè il maresciallo che si ricorda di questo delitto pur non avendo il 68, pur non avendo le indagini, è un delitto che ha degli aspetti in comune con quelli successivi, sì, un omicidio che avviene nei confronti di una coppia in macchina, ma non è una, cioè il marito, cioè è un delitto che ce lo sia questo, cioè è chiaro, il marito e anche la forse si dice anche l'amante della donna, che era geloso di quest'altro amante, no? Ne sono state dette tantissime di cose. Noi abbiamo un colpevole che è il marito della donna, che viene poi arrestato, e quindi lui poi non può più essere coinvolto nei delitti successivi, perché è stato subito arrestato. E come si arriva? Cioè, addirittura io leggo, perché lo leggo su internet, che c'è una richiesta, un trafiletto della Nazione in cui il comando Carabinieri di Firenze si rivolge, chiede aiuto per le indagini nel 1982, questo siamo all'indomani del delitto di Montespertoli, chiede aiuto a una persona che, io l'ho visto questo trafiletto, l'interpretazione che può dare è questa, ecco, non so che cosa c'è dietro, le parole sono queste, aiutate in precedenza, forse una fonte. E poi si viene a sapere, lo dice, mi pare che lo dice Spezzi, no, questa cosa, che che questo che arriva in foglio di giornale peraltro, del riguardante il delitto del 68, con una scritta: se volete bene i termini, le parole testuali non me le ricordo, andate a cercare, volete sapere la scritta, qualcosa da vedere, andate a cercare il fascicolo a Perugia. Vanno a Perugia e trovano i mostoli e i proiettili stillati, che è qualcosa incredibile, di cui a Perugia non c'è stata, nessuno si ricorda, non c'è niente nessuno si ricorda di questa anomalia incredibile che avrebbe potuto comportare procedimento disciplinare, se non peggio, nei confronti del personale della cancelleria. Quindi chi avrebbe scritto questa cosa sul giornale è uno che sapeva tutto e sapeva che avrebbero trovato questa cosa. Questo mi lascia, non lo so, è una cosa che io, se l'unicità dell'arma si fonda su questo, io veramente non so che pensare, anche perché l'arma non è stata trovata, e da esperto di armi so che quando un'arma non è stata trovata, dell'arma si può dire e non dire, non è che non si può dire niente di certo. Questo è il punto. Per di più c'è questo fatto, e chi mi assicura che ci sia trattato, la butto là, di una cosa organizzata, chi me l'assicura? C'è di un altro depistaggio, nel senso far trovare lì quei proiettili per dire ha sparato la stessa pista. Quelli, dove sono finiti i proiettili del 68? Sono quelli? Può darsi che sono quelli, c'è stata una dimenticanza, e se non fossero quelli, e se ci fosse stato qualcosa di più grave, io non le penso tutte, perché sono magistrato, io non lo so, ecco, io non so com'è andata, però
mi stupisce che nessuno dica: ma è sicuro che è andata così? Questo. Tornando insomma, su, anche, sì, perché, anche perché, per esempio, Giuttari lo è, anche lui è convinto. Si è capito lui male. Come? Lui addirittura ricorda nel suo libro, nel libro fatto tra l'altro molto bene, lui dice che c'erano meno bossoli dei proiettili rinvenuti. Come se la pistola che non lascia i mossoli è il revolver, perché i mossoli sono espulsi dalla semiautomatica, ma e quindi poi il proiettile viene sparato, il mossolo viene espulso dalla diciamo dalla, come si chiama, il quella pannello che, laterale dell'arma, che quando si spara si apre, lascia uscire il proiettile, non mi ricordo il termine tecnico. Ma se si trovano meno bossoli dei proiettili sparati, può darsi che non sono stati trovati, si sono persi. Può darsi anche che c'era un'altra arma che tratteneva i bossoli, e quindi un revolver. E questa semiautomatica, questa famosa beretta calibro 22, era una semiautomatica, non un revolver. Non so se mi spiego. Sì. Cioè, io ovviamente queste sono cose che non ho, diciamo, l'ho seguite su internet, su, e io ci ho ragionato su. Mi sembra una cosa, scusate, ma ancora un po', mi sembra una cosa che veramente lascia perplessi. Io come minimo sono perplesso, ecco, non lo so, sono abituato a diffidare di certe spiegazioni così, invece tutti, l'unica arma, quelli sono i bossoli e quelli sono i proiettili, sono uguali agli altri, quindi sono stessa arma. Insomma, un pochino di senso critico e di prudenza sarebbe forse d'obbligo, ma forse sono io che ormai a fare questa indagine sono diventato sospettoso, questo lo ammetto, cioè non credo alle spiegazioni troppo, ecco, mi pongo sempre dei problemi, degli interrogativi. Ce ne fossero di più così. Purtroppo invece a volte leggiamo anche, magari sono state scritte male a livello di stampa, no? Ma ci sono dei casi, che ne so, di morti, no? Che dopo 2 ore il magistrato dice: è stato un suicidio, no? Nel senso, certo, così, certo. E non si indaga, quando ha detto suicidio finisce lì, no? Ovviamente. Invece secondo me, insomma, in certi casi è bene essere sospettosi, soprattutto chi fa il magistrato. Certo. Volevo, tornando per un attimo a Narducci, la sua appartenenza a qualche loggia massonica è venuta fuori nelle indagini e potrebbe avere una relazione con questa storia? È venuta fuori, sì, sono da più fonti. C'è una persona che ha raccontato una sua confidenza a questa persona, c'è un appartenente al Grande Oriente di Perugia che l'ha visto coi paramenti nella sede del Grande Oriente, insomma, il suocero del fratello erano ovviamente del Grande Oriente, c'è un po' tutto l'ambiente molto, questo senza arrivare a quelle conclusioni, perché la responsabilità penale è personale, io lo dico sempre, quindi però ecco, tipo discorso, questo ambiente è venuto fuori, l'appartenenza del morto è venuta fuori, e anche di altri soggetti un po' coinvolti da attività di intercettazione.
A un certo punto, no, l'abbiamo accennato, no, al personaggio di Gabriella Carlizzi, no, dicevo prima, insomma, per alcuni una pazza, per altri un personaggio coraggioso, no, abbiamo sentito di tutti i colori. Noi 3 anni fa abbiamo intervistato il marito Carmelo, non so se ha avuto modo di conoscerlo, che aveva, cioè raccontava quello che Gabriella pensava del delitto Meredith. Cioè, letto con una chiave un po', come dire, non so se estrema o fantascienza, non lo so. Però in sostanza, da quello che ci riferiva Carmelo Carlizzi, finché era in vita, Gabriella riteneva che il delitto Meredith sia stato un modo per, in qualche modo, far spegnere il processo, l'altro procedimento, quello appunto, cioè l'indagine su Narducci, addirittura ipotizzando che è stato commesso nel momento in cui lei era di turno, perché da quello poi ovviamente è nato fuori, insomma, ovviamente questo caso internazionale, coinvolta un inglese, un'americana, tutte le polemiche, tutte le cose che sono state dette, e ovviamente si è tentato di screditare anche la sua immagine. È una teoria ardita? Ci ha mai pensato? No, io diciamo che uno che sia stato ordito questo piano mi sembra veramente, cioè non ci credo. Che dei soggetti, ecco, come i soliti, soprattutto Preston, questo diciamo, questo giallista, abbiano subito cavalcato questa vicenda di questa giovane americana accusata di omicidio, non perché americana ovviamente, ma perché raggiunta da elementi che poi hanno portato a condanne nel merito e anche ad una pronuncia della Cassazione della prima sezione, che insomma critica duramente la assoluzione intervenuta a Perugia, che loro poi diciamo dopo l'inizio della vicenda abbiano cavalcato tutta questo atteggiamento emotivo dell'opinione pubblica americana, che io ho visto, insomma, perde il controllo quando un concittadino viene sottoposto ad una giurisdizione straniera. Questa è una cosa che loro, io, è un fatto che non, è un'altra cosa che mi stupisce, ma insomma è così, ne prendo atto. I popoli, insomma, hanno questa tendenza. Quando un cittadino statunitense viene incriminato e viene processato, viene arrestato, poi per ancora di più all'estero, per loro è un, loro pensano subito a una persecuzione. Questo deriva da fattori storici, io non lo so, però è un fatto. E Preston, che conosceva benissimo i suoi connazionali, ha sfruttato questa debolezza, questa emotività per cercare di vendicarsi. Lui non ha subito niente, perché lui ha reso dichiarazioni che sono apparse sul momento reticenti. Io ho sospeso l'audizione, l'ho invitato a nominare il difensore, poi ho fatto le indagini, ho ritenuto che si fosse fidato troppo di Spezzi e ho chiesto l'archiviazione, quindi non ha avuto, Spezzi è stato arrestato. Spezzi è un po' diversa la situazione, anche se non aveva motivo per comportarsi come si è comportato, nella maniera più assoluta. Io ho fatto il mio dovere e poi, ma Preston proprio non ha subito niente, però si è sentito in discussione e ha reagito come purtroppo è frequente questo atteggiamento, ogni ambiente ha i suoi difetti, i suoi pregi, i suoi difetti. Se devo trovare un difetto in un certo ambiente statunitense, vedo questo, c'è questa suscettibilità e
subito, si pensa subito alla persecuzione, che nella maniera più assoluta non c'è mai stata, non c'è stato, non, c'è stata, è stato un processo assolutamente tranquillo, assolutamente, ovviamente c'era una pressione mediatica che era qualcosa di su, non aggiungo altro su questa vicenda, però per me, ecco, pensare che sia stato organizzato mi sembra una cosa, cioè fuori dalla, non ci credo, insomma. Che poi abbiano cavalcato la tigre, diciamo, di questa emotività che si è creata loro e altri, e questo sì, questo senza dubbio, questo mi sembra anche un fatto abbastanza, considerando queste caratteristiche psicologiche, un fatto abbastanza prevedibile, prevedibilissimo. Quindi credo, non credo a quello che, sì, l'ho letto, io conoscevo la signora Carlizzi, devo dire che è stata giudicata in tanti modi, io l'ho conosciuta e l'ho anche arrestata. Sì, sì, due volte. Ce l'ha raccontato il marito, sì. L'ho fatta arrestare due volte, mi sono stato, mi hanno rimproverato questo ambiente, perché c'era, ho avuto l'impressione che Spezzi la odiasse in una maniera, non so perché, e quindi cercasse di, dottore, mi scusi, di delegittimare, non so, lei, e di delegittimare me, dicendo che io la seguivo, e che non era assolutamente vero, perché l'ho fatta arrestare in due occasioni, quindi, e non andavo, e non ero assolutamente d'accordo con la sua impostazione, fermo restando che era una persona con una certa onestà di fondo, che cercava di essere utile alla giustizia, ecco, questo io posso dire, questo magari sbagliando, perché poi bisogna lasciarla fare a quelli che lo fanno per mestiere questo lavoro. Lei si sentiva un po' una persona informata sui fatti in servizio permanente effettivo, ma questo ecco, forse su troppi fatti, forse. Come? Forse su troppi fatti, nel senso che sì, su troppi fatti, poi soprattutto poi traeva delle conclusioni che erano molto, insomma, non si giustificavano, c'era l'errore logico del non sequitur, no? Quando uno trae una conclusione non giustificata dalle premesse, ecco, cioè uno fa delle premesse e poi la conclusione, che però non sono errori che si trovano anche nelle sentenze, non è che è lei che sbagliava e altri no. Lei però commetteva spesso questo errore. Però ecco, io se devo dire, era una persona a suo modo simpatica, insomma, che però certo andava bisognava essere, ecco, critici rispetto a quello che diceva, rispettarla, per carità, perché meritava rispetto, io non rispetto tutti, non, però ecco, c'erano delle cose che su cui esagerava, secondo me. C'era anche una certa, per esempio lei, l'impostazione, Narducci era la vittima del mostro, e che era un po' una sua illazione che non aveva riscontro nelle risultanze, proprio. Ecco, questo per esempio è un altro punto dove non la seguivo, insomma, ecco. Ecco, probabilmente non la seguivo, perché c'è un ascoltatore che ci ricorda che nel libro che lei aveva scritto, Meredith Kercher, Un delitto imperfetto, nella seconda edizione scriveva di aver ricevuto dei files audio, forse di un agente segreto, in cui c'erano dei dialoghi di personaggi già coinvolti nel caso Narducci, mostro di Firenze, che architettano l'omicidio Meredith, facendo credere ai ragazzi diventati famosi, Knox, Sollecito e Gede, che quella sera avrebbero dovuto fare le prove di una recita teatrale raffigurante un rituale esoterico, i ragazzi sarebbero stati drogati in modo che non fossero lucidi, e poi il vero killer, che interpretava un personaggio incappucciato, avrebbe ucciso Meredith per poi fuggire. Non ci sono riscontri, immagino, una roba del genere? No. No, lì il delitto, io l'ho sempre detto, ma hanno attribuito sempre questo ambiente statunitense, proprio, che aveva perso completamente questo ambiente di sostenitori, di lume della ragione su questa, ma hanno addirittura attribuito a me delle espressioni che erano state utilizzate dall'avvocato di Lumumba,
che ha usato delle espressioni discutibilissime. Mi pare che usasse un giorno usò la parola strega riferendosi ad Amanda, e io poi gli dissi: non usare questi termini, scusa, siamo amici, lo conosco bene, dico, mi sembra, anche perché poi questa gente poi me lo attribuisce a me, e infatti è successo. E questo, cioè, io veramente non, a un certo punto non sapevo come, cioè, lasciamo perdere, a un certo punto dico lasciamoli perdere, perché, ma lì c'era un discorso di, c'era una forte ostilità che era insorta tra le due ragazze, tra l'americana e la britannica. Noi pensiamo che, essendo anglosassoni, sono simili, invece sono molto diversi, anche come c'è, cioè, una differenza di educazione, di carattere, di comportamento. Insomma, non si sopportava. La inglese non sopportava Amanda, e Amanda si sentiva umiliata da questo atteggiamento. Quindi un carattere molto forte, Amanda, e a un certo punto lei non sopportava più, e anche Meredith l'accusava di, a torto a ragione, questo, di rubarle i soldi del canone di locazione. C'era anche questo, e quindi è un delitto, non è un delitto premeditato, è un delitto si è originato sul momento, insomma. C'era una giornata, una fine settimana in cui erano sole, lei era spalleggiata dai due, secondo me, secondo la ricostruzione che abbiamo fatto, e quindi è successo. Poi è venuto fuori tutta la rabbia di Amanda nei suoi confronti. Questo è, non c'è discorso esoterico, non c'è, almeno non ho elementi. Io non è che, cioè, io come magistrato devo essere, lo dico sempre, il magistrato deve essere laico, cioè deve essere aperto a tutto quello che può venire fuori dal corpo sociale, perché purtroppo non è che uno se interpreta in un certo modo un delitto vuol dire che condivide quel modo di ragionare, assolutamente, ma è una spiegazione estremamente discutibile di un fatto. E quindi bisogna essere, il magistrato deve essere aperto a quello che risulta dagli atti, non può avere idee preconcette, questo lo dico sempre. Ma appunto qui non c'era nessun appiglio, anche perché la festa di Halloween era il giorno prima, non era il giorno, la notte del delitto, tanto per precisare meglio. Quindi non, si sono dette tante cose. Io capisco, per carità, può essere, sì, uno ne può pensare tutte, però poi a noi non ci risultava niente di questo. Questo lo posso dire nella maniera più assoluta. Le ultime due cose, una riguarda, sempre perché abbiamo parlato di Foligno, l'intercettazione che viene da Foligno, è venuto fuori, no, abbiamo letto, visto che lei è stato sentito anche, no, nel Consiglio Regionale Toscano, no, sulla vicenda del Forteto. Del Forteto, sì. Ci sono, sì, anche lì delle telefonate che, in modo un po' strano, c'è una triangolazione Forteto-Foligno. E poi si dice che Pacciani frequentava la zona di Foligno. Sì, io, questi sono discorsi, non abbiamo avuto però l'occasione, il discorso del Forteto è venuto fuori nelle indagini, è vero. È venuto fuori all'inizio un po', adesso non mi ricordo però con precisione, è venuto fuori nel 2006, 2005-2006 soprattutto, con delle accuse di un soggetto molto pesanti, però ecco, poi io ho archiviato, l'archiviazione per l'omicidio deriva dal fatto che non ho prestato fede, perché non ho avuto conferme a queste accuse fatte da questo soggetto. Quindi, però, questo discorso del Forteto è venuto fuori durante le indagini, questo effettivamente è vero, però io ho seguito un certo filone, un certo percorso, non ho avuto in quel momento in cui svolgevo le indagini l'occasione di occuparmi del Forteto. Avevo tantissime cose da fare, onestamente non potevo fare tutto, cioè questo del Forteto è rimasto un po'
nell'ombra, purtroppo è non potevo sentire, è un po' come le telefonate, anche le telefonate siamo arrivati alla conclusione, alla condanna, però io ho sentita di meno di quello che ho ho sentito con minore impegno che ho emesso per questa vicenda molto più complessa, molto più della vicenda fiorentina. Questo è innegabile. Questo probabilmente è una vicenda che merita attenzione. Secondo me però non sono emersi con sicurezza riferimenti alla vicenda del mostro, anche se uno dei capi, uno dei dirigenti fu considerato per un certo periodo sospettato, ma poi non ha avuto riscontri questo sospetto. Questo posso sì. dire. Se, secondo lei la abbiamo detto, vabbè, Pacciani che veniva, forse frequentava la zona di Foligno. A Foligno, dopo gli anni successivi agli eventi legati al mostro, entra in azione un altro mostro, no? Il mostro di Foligno, Chiatti, sappiamo, no? Condannato per l'orrendo omicidio di quei due poveri bambini. Poi anni dopo viene fuori la testimonianza di una ragazza, poi non si sa se ovviamente questa testimonianza sia attendibile o no, francamente non lo so, abbiamo visto anche in televisione, in cui lei racconta da bambina di aver assistito all'omicidio di uno di questi due bambini durante un rito. Quindi la domanda delle domande è se in qualche modo le due vicende, per magari alcuni personaggi in comune, frequentazioni in comune, cioè l'ambiente di Foligno, Perugia, Firenze, possono esserci dei legami, visto che anche nel mostro di Firenze si ipotizza la pista esoterica. Guardi, io dei delitti di Foligno non mi sono occupato, ho letto sui giornali, quindi non posso dire, non abbiamo avuto niente di concreto. Ecco, questa ipotesi era sostenuta dalla signora Carlizzi. Mi ricordo che lei era molto, poi diciamo, svolgeva anche una sua attività quasi di indagine, lei cercava elementi, però onestamente non abbiamo trovato elementi per collegare le due cose. Insomma, il discorso della bambina si riferisce a un altro procedimento, ma quello nemmeno quello. Io ne ho trattati altri simili su se ben ricordo doveva trattarsi di questa bambina, di un procedimento per una specie di setta satanica o qualcosa del genere, se non sbaglio, questo però io non ho un ricordo preciso di questa. Mi pare però che non l'abbia trattato io, questo mi sembra, ne ho trattati altri, ma questo mi sembra di no, e quindi non posso non escludo niente, perché nel corso dell'attività dall'apporto informativo della polizia veniva fuori una certa frequenza, una certa diffusione di ambienti strani un po' di questo tipo nella zona di Foligno, ma da lì era più materia per sociologi che per un'attività giudiziaria. Io per attività giudiziaria mi devo fondarmi sui fatti. I fatti quelli non tanto sui simboli che possono avere significati così ambivalenti, non chiari. I fatti, la responsabilità personale è fondata su quello. L'ultima cosa che, siccome prima raccontava dei testimoni terrorizzati, perché
c'è stato raccontato da molti, no? Sì. Che il mostro di Firenze era, noi non ci crediamo ovviamente, che fosse un killer solitario eccetera, no? Ma se così fosse, non si spiega come mai, uno, ci sia questo clima, no? Di ci sia stato, e mi pare che ancora oggi sia molto difficile parlare, mi raccontano anche i colleghi eccetera, no? Di questa storia, almeno di parlare in un certo modo. Quindi ci si chiede come mai ci sia ancora questo clima di questo tipo, e soprattutto essendo una storia piena, abbiamo visto, no? Di depistaggi, di morti collaterali, qua non ne abbiamo parlato, no? Ma muoiono testimoni, muoiono, esattamente come nei più grandi misteri italiani, dove si ipotizza il coinvolgimento anche di apparati deviati dello Stato. Quindi che risposta ci si può dare? Cioè, a distanza di tutti questi anni, permane questo clima e questa, così, questa paura anche di parlarne da parte di alcune persone? Io le posso dire, guardi, le posso dire anche qui, questi sono fatti. La paura, il terrore che provavano, che li confessavano, per esempio l'ambiente dei pescatori del Trasimeno, quello è un ambiente dove diverse persone, ho capito e me l'hanno anche detto in certi casi, avevano paura di parlarne, si vedeva, non volevano parlare di questa storia. E poi sono successi fatti piuttosto strani al Gides, irruzioni, captazione del materiale di intercettazione con borchie che erano state, si capiva chi aveva ordinato queste borchie che prelevavano e veicolavano non si sa dove il contenuto delle intercettazioni, di strani incidenti subiti da giuttari. Questi sono fatti, questi ora uno può interpretarli come gli pare, però un caduta la linea, vediamo un po' se riusciamo a recuperarlo, anche se ormai eravamo arrivati alla conclusione, proprio su un punto poi. Eccoci, sì, è caduta la linea, eccoci, sì. Qua. Sì, quindi un killer solitario che magari, insomma, ha iniziato a uccidere quando aveva, non so, 25 anni, e che ora, quanti anni, dal 74 siamo a quanti sono? 40 anni sono passati, no? Quante, sì, più 42. O meno. 42, che ora sarebbe una persona anziana, insomma, e che è in grado di esercitare questa influenza, insomma, mi lascia molto perplesso, anche perché i delitti, io ho provato a immaginarmi una singola persona che uccide l'uomo. Cioè, intanto non ha bisogno di un palo, non ha bisogno di uno che sorveglia, è notte, non ha bisogno di nessuno che lo illumina, uccide la donna, la mutila senza bisogno di alcuna luce, non riesco a capire come, cioè è un po' difficile immaginare un singolo che riesca a fare tutte queste cose, e soprattutto poi un singolo che riesca a mantenere questa paura, perché effettivamente questo è vero, questo è un fatto, io l'ho visto, quando è cominciato il livello superiore, l'indagine sul livello superiore, sono cominciati i problemi di tutti i tipi, e io ne ho vissuti, adesso non sto a soffermare, perché un giorno poi forse lo dirò, ne parlerò diffusamente, ma sono attività che abbiamo svolto in collaborazione, quindi con altri uffici, io quindi
preferisco, ecco, preferisco astenermi da valutazioni che poi, ecco, non potrei essere preciso fino in fondo. Certo, qui è mancata purtroppo, è mancata una, qualcuno che dicesse questi uffici, queste varie posizioni vanno messe insieme, bisogna lavorare insieme, c'è qualcuno che avesse cercato di lavorare per l'unità, ecco, questo voglio dire. Io posso dire col collega l'abbiamo fatto, non so se tutto l'ambiente aveva questa, io ho visto che molti cercavano di stare lontani da questa storia, e questo è un altro elemento che mi fa pensare. Il guardone che viene scoperto, che conosce tutti, nell'81 Spalletti, che ancora oggi non parla, cioè, e poi abbiamo avuto anche racconti di telefonate minacciose subite da questi testimoni. Ecco, quindi si pensi come, diciamo, è facile poi trarre delle conclusioni dicendo: ma io, secondo me, in questa storia non c'è un solo soggetto. Io questo mi sembra di poterlo dire a conclusione del lavoro che ho svolto. E quindi quello che lei dice in gran parte può essere vero. Ha temuto mai per la sua vita durante questa indagine? Ma diciamo, sul momento non l'ho capito, non me ne sono. C'erano stati momenti in cui, come succede, sono state ipotesi di pericoli, ma insomma, poi non però, ecco, di problemi ne abbiamo passati parecchi. Tra l'altro, a suffragio, sì. Questo lo posso dire, ecco, soprattutto il dottor Giuttari, che è quello più vicino poi anche a. Anche il dottor Giuttari ha subito tagli di gomme che avrebbero potuto portare a conseguenze molto pesanti, insomma, ha avuto lettere anonime, lettere minacciose all'inizio, soprattutto è stato il momento dell'inizio delle indagini. Questo mi sembra che lui ebbe una lettera piuttosto sgradevole, una lettera minacciosa anche di insulti all'inizio delle indagini, mi sembra, o forse più di una, e una nel prosieguo. Quindi, insomma, cose un po', e soprattutto poi questi testimoni. Io mi ricordo uno che proprio era terrorizzato e me lo confessò. Che le devo dire? Non lo so, io, ecco, posso dire che questa è una storia che andrebbe approfondita, anche se oggi purtroppo si può fare soltanto della storia, ma andrebbe approfondita. Prima diceva Paolo, no, che il dottor Giuttari forse in qualche romanzo, cioè quello che non ha potuto fare, diciamo, magari nell'indagine, forse l'ha rivelato o l'ha fatto intendere in qualche romanzo. Non so se lei li ha letti. Sì, io l'ho letti, ma sì, c'è sicuramente della sua esperienza, ma mi sembra un po', cioè, trovare diciamo un riferimento specifico a una singola circostanza un po'. Ho rivisto tanti personaggi, ho rivisto questo sì, ma trovare la spiegazione io posso dire che ci sentiamo, si parla, lui ora in questo momento è in Germania, però siamo diventati amici da quell'esperienza, ci sentiamo e abbiamo più o meno le stesse idee, insomma, su questa storia. Quindi
questo è quello che posso dire. È una storia che secondo me meriterebbe di essere approfondita. Invece vedo che si cerca, dopo un inizio in cui c'era una curiosità spasmodica, poi a un certo punto, mentre nel momento in cui, ecco, mi ricordo, nel momento in cui veniva confermato l'impianto accusatorio nostro, quello più clamoroso, che è quello del doppio cadavere, là veramente io non ho mai visto una cosa del genere. Nel momento in cui veniva confermato da quattro consulenze, lì c'è poco da discutere su quello. A un certo punto non se ne è parlato più, cioè si sente un atteggiamento di non lo so come definirla, si preferisce non toccare questo argomento. Questo argomento è un argomento da lasciare lontano, e questa cosa mi incuriosisce. Questo te lo posso dire, lo posso confessare. Tra l'altro, giusto così a margine, a proposito dell'ipotesi, no, che fosse un gruppo, mi pare che c'era quella relazione negli anni '80 che credo elaborò forse il professor Bruno, che lavorava per il servizio di informazione. Sì. Quindi, sì. Che però non arrivò alla procura di Firenze. Stranamente. Cioè, di cose strane ne sono successe. Questo è quello che posso dire. Insomma, ho avuto, al di là di situazioni di contrasto, ma ho la gran parte dei colleghi di Firenze, non mi sento, non vedo più, non ci incontriamo più con Paolo Canessa, però insomma il rapporto che poi è andato in pensione, persone squisite veramente, ecco, questo è una cosa che posso ricordare, posso dire. E il dottor Soresina, un'altra persona, questo lo posso dire. Dottor Crini, con cui ho lavorato, che poi ha fatto il procuratore generale nel processo di Meredith di rinvio, dottor Alessandro Crini, che è come concorso. Ecco, però mi ha lasciato questa vicenda, mi ha lasciato tanti interrogativi. Bene, io ringrazio molto il dottor Giovanni Mignini per questa bella chiacchierata, che è raro fare, no? Perché poi io poi, ecco, magari se mi manda la trascrizione. Assolutamente, no, ci sarà la registrazione, l'audio. Sì. Tanto poi lo mettiamo su YouTube. Quindi, la ringrazio, insomma. Ecco, poi se sono stato in qualche punto poco chiaro, non lo so, se c'è qualcosa poi avrò modo di chiarirlo in seguito, non lo so, questo mi dica lei. Mi pare di avere io cercato di spiegare un po' tutto, non è facile perché poi può darsi che mi è sfuggito qualcosa dopo 10 anni, sa, ho la memoria molto forte, però insomma, però è una storia, sembra qui la realtà si è sbizzarrita fino alla fantasia. Eh sì, perché arrivare allo scambio del cadavere ovviamente da quasi da film, insomma. Sì, questo. Bene. Va bene. Grazie di essere stato con noi. Non so se Paolo vuole aggiungere qualcosa. No, sì. Paolo? No, volevo solo salutarlo, dirgli che sono contento dopo anni di esserci incontrati in questa sede. Sì. Penso che la vicenda non sia chiusa qua, si riaprirà, se ne scriverà, sarà una vicenda che penso che io in realtà conoscerà momenti di calma come adesso, e poi momenti in cui riprenderà, penso anch'io. E qualcuno penso come anch'io. Quella di Jack lo Squartatore, anche perché l'organizzazione è simile, le modalità sono simili. Non so se lei aveva mai notato che la scansione dei passaggi principali della vicenda di Jack lo Squartatore segue la vicenda del mostro di Firenze, no? Quindi Tutta la vicenda finisce con un medico trovato nel lago, nel caso di Perugia, nel fiume
Tamigi nel caso di Jack lo Squartatore, poi anche gli indiziati furono gli stessi, perché furono indiziati diversi personaggi, tra cui sì, poi, poi credo sia stato scoperto l'assassino, mi pare, mi pare ultimamente, deve essere un turista americano. Questo io ho visto una trasmissione di ultra per dire, però è una vicenda che ricorda molto questa storia. Sì, alcune cose, ma poi la cosa più importante secondo me è che lì uno dei probabili assassini era il procuratore che faceva le indagini a Londra, che era, sì, William Westcott, che era il magistrato che poi il coroner che poi operava su questi cadaveri, che era uno dei fondatori della Golden Dawn. Che è l'organizzazione poi da cui nasce l'Ordine della Rosa Rossa e della Croce d'Oro. Insomma, quindi proprio anche i personaggi sono quasi gli stessi, le comparse sono quasi le stesse. Sì, non c'è dubbio. Va bene. Grazie, allora, buonanotte. Arrivederla, buonanotte. Grazie, grazie anche. Arrivederla di nuovo.